Oggi con noi in studio li salutiamo tanti ragazzi dell'Istituto Paritario Santa Maria a Monterotondo. Abbiamo l'insegnante Domenico Ruggeri. Professore, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Docente di matematica, diamoci del tuo Domenico, tanto siamo, okay. Siamo in casa, poi mi hai detto che sei un ascoltatore. Sì, sono molto emozionato perché ammetto di essere un ascoltatore, vi seguo praticamente tutti i giorni e quindi è veramente molto bello. Grazie Domenico, fa piacere anche a noi avervi in studio. È anche una delle funzioni nostre, quello di essere legati al territorio e anche all'aspetto sociale della nostra quotidianità, e questo è uno dei modi. Quindi abbiamo gli insegnanti, come nel tuo caso, abbiamo i ragazzi, quelli che seguono gli insegnamenti, in caso tuo, nel caso tuo, tu insegni matematica, Tommaso Amoruso, che frequenta il quarto anno del liceo linguistico. Tommaso, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Anni? 18, appena compiuti. 18 appena compiuti, e quindi sei il benvenuto. Per te non credo che tu sia un ascoltatore quanto Domenico, quanto il tuo però insegnante, anche però anche tu. Ci segui. E della scuola che ci dici? La nostra scuola, innanzitutto, si trova a Monterotondo, sì. Quindi in comune di Monterotondo, provincia di Roma, e dal 1970 è aperta, è una grande parte nel panorama di istruzione scolastica comunque. E, noi ci occupiamo, la nostra scuola si occupa del liceo linguistico, scienze umane per le arti dello spettacolo e abbiamo anche l'istituto tecnico aeronautico, e da quest'anno, il prossimo anno scolastico, avremo anche il liceo sperimentale, quindi l'istituto tecnico trasporti e logistica ferroviario, quindi un percorso sperimentale che permetterà ai ragazzi di entrare nel mondo del lavoro in un settore che comunque è in continua evoluzione. Quindi il nostro direttore punta sempre a questo, a cercare di immettere i ragazzi nel mondo del lavoro, quindi secondo me questa è una bella cosa. Ma qui diventerà un insegnante anche lui, Domenico? Ma questo non lo so, però appassionato. Non di matematica forse. A matematica invece volevo sottolineare proprio questo, che è bravissimo. Quindi molto bene. Lo volevo sottolineare. No, ma bravo, anche bravo, più che altro appassionato. I miei ricordi da studente sono ricordi da contestatore, io meno degli altri, ma comunque normalmente uno studente contesta, no? Qui abbiamo invece un promotore dell'istituto, un istituto paritario. Lo chiedo a te, Domenico, anche come vanno le cose a scuola nel rapporto con i ragazzi e nel rapporto con le famiglie dei ragazzi. Lo sai bene, molto meglio bene di me, più di me, che oggi è un argomento molto sensibile questo, no? Perché sembra che non ci sia consonanza, sì, sintonia tra i genitori dei ragazzi e gli insegnanti e il corpo docente. Diciamo che rispetto a quando andavamo a scuola noi le dinamiche sono un po' cambiate, però devo dire che mi trovo molto bene sotto, diciamo, da questo punto di vista, perché i ragazzi che frequentano la nostra scuola sono molto seguiti, i genitori quindi diciamo sanno tutto dei ragazzi. Quando c'è qualsiasi piccola, diciamo, discrepanza, sì, fra quello che dovrebbe essere e quello che effettivamente è, si interviene prontamente, quindi si respira un'ottima aria, un'ottima aria, sì. Siamo contenti, Tommaso, siamo proprio ai saluti. Tommaso Amoruso, in rappresentanza dei tanti ragazzi che sono qui, io vi saluto tutti dell'Istituto Paritario Santa Maria di Monterotondo. Sono adesso nello studio grande, ma ci sono anche dei minorenni, quindi abbiamo dovuto fare in questo modo, ma è come se vi salutassimo veramente tutti. Tommaso, chiudiamo, sei a marzo, sì. È un momento questo importante anche nel corso, sì, no? Si chiude dell'anno, sì. Perché si capiscono già le cose come andranno a finire. Come andranno quasi a finire, esatto. Però devo dire la situazione va bene. Va bene. La situazione va bene. Va bene per tutti, Domenico? Sì, sì, sì. Alla fine riuscite. Alla fine troviamo il modo. Troviamo il modo di perché portare i ragazzi tutti fino alla, sì, conclusione. Sì, sì. Bene. Allora, auguri. Auguri a Domenico Ruggeri, docente di matematica, a Tommaso Amoruso, invece studente, quarto anno del liceo linguistico. Il saluto va a tutto l'Istituto Paritario Santa Maria di Monterotondo. Grazie. Grazie a tutti. Buon lavoro, voi della bella emozione. Arrivederci. Buon lavoro, a presto.